Buonasera, buonasera, il mercoledì a TV6 è Virtus Style, di solito con Alessio Giancristoforo, non è la prima volta che vedete me, ma accadrà per pochissime altre volte e comunque Alessio questa sera non ci lascia da soli perché tra poco lo andremo a salutare, farà comunque parte di questo studio. È un momento particolare in casa Virtus Lanciano perché è il momento dei grandi cambiamenti, cambiamenti che saranno, diciamo così, il prologo per un girone di ritorno che è già iniziato ma che si inoltrerà nelle prossime settimane e nel quale la Virtus Lanciano cercherà l'impresa salvezza. Sarà un'impresa vera e propria? È difficile? Sono domande a cui cercheremo di rispondere, però probabilmente c'è anche una ventata nuova di entusiasmo che potrà contribuire ad un rilancio delle ambizioni salvezza. Il tutto nonostante una sconfitta sanguinosa come quella di Ascoli, anche per come è arrivata, le occasioni fallite, in particolare l'ultima con Di Matteo. Vado a salutare subito gli ospiti, il mister Valerio Valerio. Buonasera mister, ben ritrovato. Buonasera a voi, grazie per l'invito. E poi il dirigente sportivo, avvocato Giuseppe Tambone. Salve, buonasera. Grazie, grazie ai nostri ospiti, grazie anche a Marcello Ruggero alle camere, a Gianni D'Areo in regia. Chiedo subito se è possibile andarci a collegare con Roma, dove si trova Alessio Giancristoforo, il reale padrone di casa. Buonasera Alessio, ci sei? Noi ci siamo, buonasera a te Andrea, buonasera a Giuseppe, buonasera al mister, a Marcello. Ciao, ciao Ale. Sei in compagnia vedo, non sei solo. Sì, in ottima compagnia, un super tifoso, Giovanni Luciano, che tra l'altro è anche segretario nazionale della CISL Trasporti, ma questa sera veste la casacca rossonera, tifosissimo. Ah, bene. Capitolino, vive qui per lavoro, però buonasera Giovanni. Buonasera a voi, buonasera in studio, buonasera a tutti i tifosi della Virtus e a tutto l'Abruzzo, visto che stasera siamo a Roma. Eh sì, ci sentiamo lancianesi, abruzzesi a Roma, quindi dai, sarà anche diverso e piacevole dialogare con te Andrea, con gli ospiti, certo, e soprattutto con gli amici di Virtus Style. Certo, certo. Allora, abbiamo tantissimi contributi e quindi cerchiamo di perdere il meno tempo possibile. Entriamo subito nel discorso. Giuseppe, quanto pesa nell'economia di questo campionato intanto questa sconfitta che davvero possiamo già dire che non era non assolutamente meritata, no? Soprattutto per come è arrivata. Sì, diciamo che se la scorsa settimana con la vittoria il Lanciano era riuscito a fare un bel passo in avanti, a tenere a discreta visuale le immediate squadre che la precedono, questa con le vittorie un po' di molte delle concorrenti, ecco la classifica. Ha un po' complicato di più i piani, non di tanto perché alla fine Como e Livorno si sono divisi la posta, quindi diciamo che sostanzialmente poteva essere, mettendolo al contrario, una domenica, un sabato favorevole. È stata una partita strana, devo dire, perché nel primo tempo il Lanciano mi è piaciuto tantissimo, ha giocato in maniera con grossa determinazione, in maniera concentrata, probabilmente anche agevolato da un Ascoli che mi è sembrato un po' con dei problemi tattici, sì, più che di natura tecnica. E anche timoroso. Sì, e vabbè, ma in questa fase della stagione le partite cominciano ad avere un peso maggiore, quindi è chiaro che l'aspetto psicologico è importante. Nel secondo tempo l'Ascoli credo che abbia spinto di più, il Lanciano si è fatto trovare clamorosamente, dico io, impreparato su quel gol, e poi lì sostanzialmente l'Ascoli ha costruito un po' la vittoria che però poteva non essere se all'ultimo tuffo non ci fosse stato quell'errore, anche lì di Matteo su quella conclusione. Che dire, in conclusione, credo che dal punto di vista della presenza il Lanciano abbia dato un segnale confortante perché in entrambe le partite dell'anno nuovo. Sì, 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 diciamo, ecco, accodandosi all'altra ha dato un segnale di presenza, cioè ci sono con i piedi e la testa concentrato.
bisognerà capire tutti questi cambiamenti come possano essere metabolizzati e soprattutto se riescono a metabolizzarli Certo. Nel più breve tempo possibile. Un altro aspetto prima di sentire il mister, è arrivato il deferimento dei giorni scorsi, quindi insomma, questo è un altro aspetto che rischia di guastare questo tentativo di ripartenza. Per te che sei un po' del ramo, chiaramente non penso tu abbia tutti gli No. incartamenti, insomma, c'è il rischio che possa arrivare a un altro punto di penalizzazione. Ricordiamo che in questo caso si parla di mancata attestazione del pagamento di contributi INPS e IRPEF che erano dovuti per le mensilità di luglio e agosto e dovevano essere pagate entro la metà di ottobre. Ma credo che almeno da alcune dichiarazioni, da qualcosa che ho sentito anche pubblicamente da parte dei dirigenti, credo che un po' l'avessero messo nel conteggio. Quando queste cose più o meno te le aspetti, alla fine le gestisci e le metabolizzi. È chiaro che questo deve essere un motivo in più per non lasciare niente di intentato, perché chiaramente non è mai semplice fare i punti in campionato, poi se qualcosa lo perdi durante la settimana non è Certo. una situazione che è sicuramente felice. Però detto questo, la Serie B è un campionato lungo, difficile, dove può succedere di tutto. E fondamentalmente credo che pur tra le tante difficoltà, alcune anche rilevanti, che Lanciano dovrà affrontare, la classifica ancora dice Certo. che tutto può essere, Tutto che giocabile. il grosso errore Ecco. che non devono fare, ma penso che sarà veramente un errore che non commetteranno, è quello di disunirsi e pensare che le cose sono andate, perché basta guardare la classifica con 4-5 punti sei in una Certo. posizione di buona tranquillità, dai. Mister, insomma, è una partita questa che lascia l'amaro in bocca, ben interpretata nel primo tempo, poi forse una piccola frenata, ma dopo tutto giocare per 90 minuti a un certo ritmo non era possibile e in quel momento è arrivato il gol di Jankto che ha un po' scombussolato i piani della Virtus, poi alla fine comunque c'è stato quest'ultimo colpo di reni, ma non è andata a buon fine. Però come la vedi questa Virtus rinnovata, no? Anche nelle forze, perché in settimana ricordiamo via Rozzi che ha già debuttato con il Siena, via anche Lanini, sono arrivati oltre a Vitale che era già a Lanciano, ma Bonazzoni e King prima della partita di Ascoli e finalmente è finita la telenovela Cragno che ieri ha sostenuto il primo allenamento con la Virtus Lanciano. Aria nuova, peccato per il risultato. Ma sì, il risultato è molto negativo per tutto quello che ha dimostrato la squadra. Ha prodotto veramente un volume di gioco notevole e ha dimostrato che comunque c'è una direzione nuova, una direzione motivante, perché i ragazzi che tu dicevi che sono stati presi sono dei ragazzi di prospettiva di alto livello per quelle che sono le loro capacità di poter Sono campioni essere in erba. giocatori di alto livello. Noi parliamo di giocatori che sono in odore delle varie nazionali, under 21, 20, 19, e questi giocano in queste nazionali già dall'under 15. Non parliamo di ragazzini sconosciuti, hanno già valore di mercato notevole, però quello che io vorrei sottolineare non è tanto la qualità dei giocatori che sono arrivati, ma giocatori motivati, che possono dare veramente un valore aggiunto. Più motivati di quelli che sono andati via? Certo Allora, questo è provocatorio, lo so. che è provocatorio. Allora, io dico questo, ci sono dei cicli, dei corsi e dei ricorsi. Io dico che quelli che sono andati via hanno fatto bene, benissimo. Però, come tutte le cose buone nello sport, hanno dei percorsi. Secondo me, erano arrivati al capolinea del percorso, io parlo sportivamente parlando. Certo. E quindi, ben Giuseppe è un venga. po' dissente, poi sentiamo perché, No, mi non è che pare. dissento. Noi ringraziamo tutti coloro i quali
i vari Mammarella, Piccolo, Di Cecco e quanti altri. Però a mio avviso è stata una scelta strategica societaria importante e determinante, ma soprattutto coraggiosa. Allora, 392-623-7060 per scriverci gli sms, se ci volete scrivere con WhatsApp ecco il numero 342-9894-630, i due numeri li vedete in sovrimpressione, si alternano, quindi uno per il sistema sms e l'altro per il sistema ancora più snello di WhatsApp. Vado da Alessio, tra poco andremo anche con il TG Style, però vado da Alessio anche per proseguire questo tipo di discorso. Con te Alessio abbiamo già parlato diffusamente anche nel corso di Diretta Stadio sabato di questa sconfitta. Proviamo a leggere quelle che possono essere le conseguenze, ma anche le conseguenze di questo rinnovamento che c'è comunque in seno alla Rosa, e non è detto Alessio che possa essere un rinnovamento negativo, anzi, perché sono arrivati giocatori che hanno una grandissima prospettiva. Andrea, hai detto bene, come diceva anche Giuseppe e mister Valerio, adesso però sono arrivati giovani e se prima la squadra andava, perché aveva una propria fisionomia di gioco, i vari Piccolo, Paghera, Di Cecco, Mammarella giocavano ad occhi chiusi, adesso ci sono tanti 97, 94, 95, ergo D'Aversa ci deve mettere del suo. E concludo qui e passo la linea a Giovanni, non so se, certo, se sei d'accordo Giovanni. Io adesso va plasmata la squadra, va fatta giocare. Ho qualche difficoltà a vedermi collegato così come vicini. Siamesi con Alessio. Io penso, ho ancora un buco nello stomaco di rabbia, penso di non essere il solo a Lanciano, nella tifoseria lancianese, circa l'esito di quello che è successo appunto ad Ascoli, perché io ad Ascoli e anche nella partita precedente ho visto un Lanciano che paradossalmente ai miei occhi è sembrato persino più forte. Quindi è evidente, come diceva Alessio, che c'è bisogno di un'amalgama diversa con persone che sono arrivate adesso. Sono rimasto sbalordito, impressionato, anche qui non credo di essere l'unico, dalla qualità di Vitale. Veramente siamo rimasti tutti sbalorditi. Adesso il tema è come guardare avanti e smetterla di guardare indietro, perché, ripeto, ai miei occhi il Lanciano ad Ascoli, al di là di quei 10 minuti del secondo tempo e di un passo incontro a un attaccante che ti arriva, quel gol mi ha ricordato il gol della prima partita, credo, col Provercelle a Vercelle di Gatto, il fratello di Gatto, cioè uno che fa uno slalom, ma entra in area e ti inchioda, poi senza voler dare la croce addosso a nessuno, io penso che non aver puntato su acquisto del portiere, non adesso ma magari qualche mese fa, abbia contato molto, salvando tutti, a iniziare dai portieri che hanno giocato, sia da Aridità che da questo che gioca Casadei. Adesso, da Casadei, certo, che hanno fatto il loro anche di più, in certi casi sono stati, spesso Casadei è stato addirittura bravissimo. Però se uno va a vedere tutte le partite, credo che più di qualche punto ci manchi per questo. Però tornando ad oggi, certo che D'Aversa si deve mettere del suo, ha cambiato il modulo dal 4-3-3, siamo al 3-5-2, però io guarderei avanti, è inutile, come dire, ci siamo, la società mi sembra che stia dimostrando che c'è, e cerchiamo di non perdere più punti così banalmente, perché Ascoli, e non solo Ascoli, gridano vendetta. Assolutamente. Sì, sicuramente la partita, ogni partita, se perdi punti ti rimetti in discussione. Ci servono vittorie e soprattutto, Andrea, questo lo ripetiamo io e te ormai da un anno e oltre, Lanciano non vince fuori casa dal 13 dicembre 2014, una trasferta, certo, di Terni. Se ti vuoi salvare, questo l'aveva anche fatto Gautieri il primo anno, qualche vittoria fuori la devi anche... Devi piazzare qualche blitz. Sì. Assolutamente. Diciamo, Giuseppe, non so cosa volevi aggiungere rispetto alle considerazioni prima di Valerio. Probabilmente lo spogliatoio della Virtus ha perso giocatori di personalità e di carisma. Però d'altro canto forse è arrivata quella sfrontatezza, quella freschezza che gente come Vitale,
magari come Bonazzoli che abbiamo visto solo per uno spezzone di gara, però probabilmente questi sono giocatori che, lo stesso Boldor in difesa, mi pare che abbia portato quel pizzico di sfrontatezza che forse mancava, quella irriverenza, quel non pensarci troppo. Non so se sei d'accordo. Sì, questo è vero, però la realtà ci dice che questo gruppo storico, questi giocatori che sono andati via, sono stati in grado in tre campionati e mezzo di fare tante cose, tanto bene nel Lanciano. Non bisogna dimenticare che questo gruppo del Lanciano, che ha fatto perno su questi giocatori che sono andati via e su qualcuno che è rimasto, che è andato via nel corso degli ultimi anni, sono riusciti a stare, credo, per il 50% e più di questo percorso in B fatto dal Lanciano finora, nelle parti nobili. Quindi credo che il problema della loro sostituzione sia diverso, perché è vero che sono arrivati giocatori di buona prospettiva, giocatori sicuramente molto validi, però quando vai a inserire i giovani oppure vai a fare una squadra di giovani o vai a inserire i giovani come in questo caso, sconti dall'altra parte l'inesperienza, quei piccoli blackout, quelle scelte sbagliate che inevitabilmente i giovani comportano. Questa è stata una scelta della società, credo però fatta in questo periodo, condizionata da altri fattori, perché altrimenti una conversione dello spirito della squadra si faceva anche da quest'estate. Sei in ritardo di 6 mesi abbondanti. Questo tipo di progetto si fa partire nel mese di luglio, perché hai i 40 giorni o i 30 giorni del ritiro per poter valutare alcune cose, hai la Coppa Italia, hai ancora il mercato a fine agosto che ti può dare, no, qualche input in più, hai, volendo, anche il primo mese e mezzo di campionato per dare tranquillità. Qui questi ragazzi li prendi, li butti nel contesto di una squadra che deve fare punti, che avrà sempre l'ansia di fare punti, di doversi giocare al massimo, no, queste situazioni. E per quanto possano essere bravi, sicuramente lo sono, credo che possano fare un po' più fatica di quello che automaticamente pensiamo possa essere. Poi credo che qualche giovane di valore, penso a Crecco, penso a Rozzi, penso a qualche altro in squadra, il Lanciano, Lanini lo stesso, diciamo di quel livello, di quella prospettiva, di quel peso ce l'avevano. Non hanno giocato finora è perché probabilmente si guardava ad altro. Adesso cambiarlo è un qualcosa che, come diceva Alessio, impegnerà molto lo staff tecnico nel cercare di costruire in corso d'opera. Ma bisogna, per quanto tutto è possibile e possa sembrare facile, bisogna rendersi conto, anche per non gravare troppo di responsabilità anche l'allenatore, che comunque è un'operazione molto complicata e molto difficile, quello credo che ne sono tutti consapevoli. Infatti, mister, probabilmente se ci sentisse da Versa starebbe pensando, ora si vuole far passare il concetto che la Virtus Lanciano come rosa è più forte ora che prima, quando c'erano i vari Paghera, Piccole. No, cerchiamo di vedere un po' il lato positivo di questa mega operazione, giocatori andati via, giocatori che arrivano, che inevitabilmente parte da una situazione di criticità da un punto di vista economico. Se non altro, ecco, i segnali che sono arrivati da queste due partite è che la squadra è viva, che comunque c'è lo spirito giusto per tentare questa impresa. Sì, no, noi non mettiamo in dubbio tutto quello che è stato, assolutamente inconfutabile. Io che sono lancianese verace, da bambino sfogliando gli album Spanini sognavo un giorno che la mia città fosse rappresentata a questi livelli. Quindi assolutamente no, noi facciamo un monumento a tutti coloro i quali hanno contribuito a far sì che questa realtà fosse così situata nei piani nobili del calcio italiano. Dobbiamo anche però leggere il momento contingente. La società a questo punto ha tirato delle somme, probabilmente è tutto vero, è tutto giusto tutto quello che abbiamo detto.
i tempi probabilmente per una pianificazione costruttiva non erano giusti e maturi, però io ripeto, è stata comunque una scelta coraggiosa che io avrei fatto. Anche prima? No, io avrei fatto adesso perché probabilmente prima il programma era che si potesse arrivare a questo punto del campionato con una classifica diversa e con un progetto già in corso d'opera che avesse portato un certo tipo di risorsa. Visto che tutto questo non è successo, la società ha virato e mi sembrava giusto e doveroso, anche perché il 30 di giugno certe operazioni non so se si potessero salvare dal punto di vista economico, sportivo e quant'altro. Allora, prima di tornare da Alessio, andiamo a vedere il TG Style che abbiamo confezionato. Buonasera amici di TG Style, serata triste perché Lanciano gioca bene ma non vince. Subito un po' di immagini per il nostro Luca Di Matteo per fargli capire che può capitare anche agli altri. Noi però ci crediamo ancora perché la squadra ha fatto vedere di essere viva e vegeta. Si è scomodato addirittura il grande Sandro Piccinini che ha commentato i gol che ci siamo divorati ad Ascoli. Tutto solo, prova, credibile, credibile, taglia! Le distanze fra le parti sono saltate. Prova, credibile, credibile! Appoggio un po' troppo largo, prova comunque la botta, credibile, tutto solo, credibile! Credibile! Numero, saluta il pallone, mezzo pallonetto! Credibile! 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 Taglia! Credibile! Comunque vada, sarà un successo, nella speranza però che loro la buttino dentro. Un primo tempo perfetto, un secondo tempo che magari abbiamo sofferto un po', però non davamo mai l'impressione magari di poter prendere gol, diciamo, e è un peccato perché non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo fatto una partita tosta, grintosa, però purtroppo tante volte è andata così. Adesso bisogna svoltare un'altra volta e non siamo morti, anzi facciamo tesoro sempre di tutto quello che succede e speriamo che già col Trapani insomma ci rimettiamo sotto e torniamo alla vittoria. Sicuramente il primo tempo abbiamo fatto tutta la squadra una grande partita, poi il secondo tempo forse credevamo, non so, che fosse tutto facile e abbiamo fatto la partita opposta. Quindi poi ovvio abbiamo avuto 4-5 palle gol, non le abbiamo sfruttate e poi in queste categorie appena commetti un errore come abbiamo commesso abbiamo preso gol. Quindi bisogna crescere e non c'è nemmeno molto tempo per farlo. Quando l'attaccante sbaglia un gol è colpa dell'attaccante e merito del portiere. E ora parola al mister D'Aversa e a mister Mangia. Abbiamo fatto un primo tempo così perché non è un momento semplice, perché non possiamo mai utilizzare tutti i giocatori della rosa al massimo delle loro possibilità. Abbiamo avuto delle scelte abbastanza obbligate che hanno portato una mancanza di alcuni equilibri. Però abbiamo sopperito, il primo tempo è stato un primo tempo di difficoltà, ragione, il secondo tempo è stato fatto con un atteggiamento meglio, abbiamo trovato il gol su una bella iniziativa, poi dopo abbiamo avuto la palla per chiudere la partita. Quando poi non la chiudi in un momento come il nostro, che arriviamo da una partita che ci ha creato delle difficoltà, è normale l'ultimo quarto d'ora magari vedere un po' di fantasmi. Dispiacere maggiore secondo me per quello che si è fatto il primo tempo, dove credo che ci sia stata una squadra che ha espresso una buona mole di gioco creando diverse situazioni da gol anche clamorose. È chiaro che lì dove non siamo bravi a
sfruttare queste occasioni. Poi il calcio purtroppo riserva delle sorprese, un destino crudele, che lì dove magari meritavi qualcosina in più anche del pareggio, a casa, torni a casa con zero punti. Diciamo che è stato bravissimo il loro portiere, ma penso che siamo stati anche un po' imprecisi noi, perché in un paio di situazioni l'abbiamo colpito noi, ecco, potevamo far meglio, ma come ho sempre detto ai ragazzi, l'allenatore non si deve arrabbiare nel momento in cui uno può sbagliare un passaggio o può sbagliare un gol, ci mancherebbe altro. L'allenatore si arrabbia nel momento in cui c'è un atteggiamento sbagliato, e quindi questo credo che non gli possono rimproverare niente ai ragazzi. L'unica cosa che gli possono rimproverare è che concedere un gol dove un giocatore porta la palla per 50-60 metri, sicuramente questo non ce lo possiamo permettere, quello sì che dà fastidio e non ce lo possiamo permettere. Anche per questa sera io ho concluso, un saluto a tutti voi, alla prossima puntata. Rientrati, abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Roberto D'Aversa, tra gli altri, nel dopogara. Vado da Alessio per chiedergli come ha trovato in questi giorni il tecnico della Virtus Lanciano, che insomma ha dovuto assorbire queste partenze, sta gestendo questi arrivi, ma secondo te qual è il suo umore reale, Alessio, al di là del fatto che ora lui dovrà cercare di plasmare questo gruppo molto molto rinnovato? Allora Andrea, io non sono molto fiducioso, ma ti spiego anche perché. Perché D'Aversa il 17 agosto aveva battuto i pugni sul tavolo per far sì che Piccolo e Paghera, nella fattispecie, rimanessero. Ha schierato, credo quasi sempre, solo per squalifica, quelle tre giornate dopo Avellino, Di Cecco, ha sistematicamente messo Mammarella, ha sistematicamente, quando ha potuto, ha messo Piccolo e così via con Paghera. Un periodo Paghera era titolare ai danni di Bacinovic. Ha impostato tutto il suo gioco su questi giocatori e adesso non li ha più. Ecco perché ti dico, adesso il manico fa la differenza. La differenza la deve fare D'Aversa con un progetto che evidentemente non aveva immaginato quest'estate. Il suo progetto era con Piccolo, con Paghera, con gente esperta. Pur vero anche perché, come diceva, scusami adesso, come diceva Giuseppe Tambone, c'erano Crecco, che lo scorso anno aveva fatto bene a Terni, c'era Lanini, c'erano altri giocatori, Rozzi che era un po' da recuperare, comunque i giovani non è che mancassero prima, però bisogna anche dire che, ricordo da quest'estate, D'Aversa si era sempre espresso in maniera un po' severa nei confronti dei giovani, diceva che dovevano capire la categoria, dovevano impegnarsi di più. E in effetti poi ha dimostrato con le scelte tecniche di non contare tanto su questi giovani. Ora però il discorso cambia, nel senso che è un po' costretto. Ora non solo è costretto, è obbligato anche dalle pedine che ha a disposizione. Ecco perché ti dico, questo aspetto non mi lascia tranquillissimo. Una cosa che volevo sottolineare ad Ascoli, gli ho detto che secondo me Vitale, mi sono complimentato con lui perché Vitale aveva fatto una buona prestazione. D'Aversa ha accettato i complimenti, però ha tenuto bene a precisare che non bisogna, cioè bisogna rimanere con i piedi per terra, perché Vitale è un 97. Ho capito che è un 97, ma adesso Cristiano Ronaldo gioca con Real Madrid, Messi gioca col Barcellona, tu hai Vitale, tu Lanciano hai Vitale, hai questi giocatori, hai avuto tanti giocatori che spero facciano bene in, altre, in altri ambienti, mi riferisco a Lanini, ai vari Crecco, però è pur vero che adesso hai questi e ti devi adattare a questa rosa e devi portare l'obiettivo, che è quello della salvezza, con questi uomini. E mi dispiace però che insomma si sia arrivati anche un po' impreparati a questa situazione, perché se Amenta non si fosse rinfortunato in quella gara col Pescara, probabilmente Boldor stava ancora in panchina. Mi dispiace per Iwat, che è stato 4 mesi in primavera, è vero che doveva crescere, però io sono sempre del parere che per far crescere un giovane gli devi dare anche qualche possibilità chance per poterlo fare. Non so se sei d'accordo, Giovanni. Sicuramente sì, guardate, prima vedevo questa cosa
di quelle immagini televisive quasi da incredibile di Piccinini avrà fatto piacere al nostro Andrea Costantini. No, io sono esaltato. Gli sia capitato a Di Matteo una cosa contro le leggi della fisica, purtroppo per lui, purtroppo per noi. Massimo rispetto per le bandiere del Lanciano, figuriamoci, tutto quello che ci hanno fatto vivere, mi riferisco in primis a Mammarella, a Piccolo e a tutti gli altri che adesso non sto qui a fare l'elenco. Io però, se c'è una cosa che mi permetto di dire... E noi non è che la possiamo vivere con ansia questa cosa, cioè io potrei dire, scusate, cosa abbiamo da perdere? Al di là del perché siamo in questa situazione, credo che sia chiaro a tutti perché. Perché quello che è stato detto un mese fa, 20 giorni fa, in quella conferenza stampa abbastanza calda, poteva essere detto magari con più tranquillità. Adesso non sta a noi, io continuo a essere convinto che alla famiglia Maio tutta Lanciano debba fare un monumento per quello appunto che ha consentito e consente ancora. Sono ottimista perché ero convinto dopo la partita con Livorno, con tutto quello che si sentiva, con i giocatori che cominciavano ad andare via, che avremmo assistito a uno scenario devastante, e invece abbiamo visto la partita con la Provercelli e la partita con l'Ascoli. La partita con l'Ascoli, per quanto mi riguarda, il Lanciano ha giocato molto meglio che con la Provercelli. Non ci dimentichiamo che con la Provercelli noi abbiamo fatto un tempo intero in 11 contro 10. Sì. Non ho capito perché qualcuno non ha levato il freno a mano, è passato dal 3-5-2 al 4-3-3, siamo rimasti un po' rattrappiti, ma posso capire anche lo stato d'animo e l'ansia e la paura. Poi è uscito il gol di Di Francesco, viva Dio, tra l'altro per un buco di qualcuno che ha spiazzato gli altri, ma ho visto la squadra crescere. Allora io dico, quanti punti abbiamo? 21, arriverà una penalizzazione? Spero sia un altro punto e non di più. Io la vivrei con più... con un altro spirito, come dire, che c'hai da perdere? Devi puntare a rimanere nel gruppo dei play-out, perché se continui a perdere punti... Beh, i playout sono lì, playout sono tre punti, se non ricordo male, ecco qui la classifica, la zona playout è lì a tre punti, la zona salvezza a quattro punti. Perfetto. Tu sai che le partite valgono, le vittorie valgono tre punti, basta fare due vittorie che di colpo anche in relazione ai risultati degli altri, quindi io non la caricherei tanto d'ansia. In alcuni casi, poi per esempio l'ultima partita, non ho capito perché a centrocampo qualche bandiera che è ferma in panchina non poteva sostituire qualcuno un po' incerto, ma vabbè, non faccio io il tecnico del Lanciano, non mi permetto, però del tifoso, qualcuno che avesse un po' più di decisione, un po' di veemenza, un po' di voglia di fare con più determinazione. Bastola della situazione. Esattamente, tanto lui alla fine va bene, io riprendo un attimo la linea perché siamo un po' in ritardo, ci andiamo a vedere i fischi per Fiaschi, la rubrica curata da Giovanni Di Loreto, poi subito pubblicità e poi rientriamo e iniziamo a aprire anche lo spazio per gli sms e parliamo anche di altre notizie fresche di giornata, mercato ma anche stadio. Amici telespettatori, buonasera. Fabrizio Pasqua, della sezione di Tivoli, è l'arbitro cambi del quarto anno che ha diretto al Del Duca di Ascoli la 23esima giornata di Serie B. Collaboratori Raparelli, Calò e Sacchi. Con quella di Ascoli sono 150 le gare per lui, di cui 7 con la Virtus, una vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. I numeri. Durata 93 minuti, giusti sosta e recuperi, reti 1 per l'Ascoli, ammonizioni 3, sostituzioni 5, punizioni 25, rimesse laterali 33, dal fondo 18, corner 13, fuorigioco 3, totale interruzioni 105. La gara. Al 21esimo fallo dell'Ascoli senza ammonizione, al 23esimo fallo dell'Ascoli senza ammonizione.
al 27esimo giocatore della Virtus in fuorigioco, al 28esimo controfallo da Ascoli alla Virtus, al 30esimo giusto l'ammonizione a Salviato della Virtus, al 32esimo fallo dell'Ascoli senza ammonizione. Al 35esimo, per un semplice contatto, assegna una punizione all'Ascoli davanti alla porta Virtus. Al 47esimo, infortunio Ferrari senza recupero. Al 52esimo, Cacia si butta a terra come altre volte, non viene ammonito per simulazione. Al 53esimo, giusta l'ammonizione a Pecorini dell'Ascoli. Al 54esimo, ammonito Mitrea dell'Ascoli. Al 63esimo, la rete dell'Ascoli. Al 64esimo, non concede una punizione alla Virtus. Al 65esimo, giocatore Virtus in fuorigioco, come pure all'84esimo. All'88esimo, arbitro e collaboratori attenti sugli sviluppi di un'azione in attacco della Virtus, che non sortisce la meritata rete del pareggio. Arbitro distante dal gioco, sorvola su qualche fallo di troppo. La Virtus recrimina, voto 6. È tutto, vi aspetto numerosi contro il Trapani. Sosteniamo i nostri colori, al grido di Avanti Virtus. Allora, eccoci rientrati, seconda parte di Virtus Style. Ora parliamo un po' dei nuovi, insieme con Valerio Valerio e con Giuseppe Tambone. In particolare l'ultimo arrivo in ordine cronologico è quello di Alessio Cragno, portiere che arriva in prestito dal Cagliari, sarà lanciato fino a Lanciano. Ecco le immagini girate ieri da Marcello Ruggero, praticamente in esclusiva. Cosa ci dici di Alessio Cragno, mister? Ma il, già nonostante la sua giovanissima età ha, 94. Sì, ha già un curriculum importante, è un portiere che ha molte presenze in Serie B, è convocato in tutte le nazionali under già da un po' di anni, mi sembra un elemento che possa essere individuato come quello che comunque potrebbe dare un valore aggiunto soprattutto nel suo reparto. 14 presenze anche in Serie A, sì, sempre col Cagliari. Non ho sottolineato questo perché forse un errore di Rastelli, o meglio hanno deciso di puntare su un esperto come Storari, che probabilmente non sta neanche giocando tutto questo campionato. Ma non sta penalizzando un portiere, sì, di questo non sta livello. A me dire questo, fortunatamente per noi adesso è qui e noi ne avevamo bisogno come il pane. Tecnicamente, visto che Lanciano ha lanciato tanti giocatori, ecco, Sepe, Nicolas, cosa possiamo dire rispetto, sì, a loro? È molto più vicino dei tre alle ali, secondo me. Come mai? Ma perché Leali è un portiere caratteristiche soprattutto tra i pali, anche in uscita è bravo, però diciamo così, Sepe caratteristiche diverse, è un po' più bravo anche con i piedi. Lui deve lavorare anche tantissimo ancora, presumo che lo staff tecnico del Lanciano sappia indirizzare il lavoro sulle carenze di questo ragazzo, e secondo me è veramente forse in questa finestra l'acquisto migliore di tutti quelli fatti dal Lanciano, a mio avviso. Certo, concorda Giuseppe Tambone? Sì, che sia un forse il giocatore più forte, diciamo così, di quelli che sono arrivati, credo non ci sia dubbio. Ritengo, per averlo visto tantissimo in questi anni, anche con l'Under 21 eccetera, che credo che Cragno sia un prodotto finito, credo che si possa, per quanto ogni ragazzo possa sempre migliorare, credo che lui abbia già raggiunto la sua maturità. È un giocatore molto, molto a forza fisica, esplosiva sia nelle gambe che nel tronco, scelta di tempo, ed è un giocatore che soprattutto a Brescia era considerato un po' l'enfant prodigio. Il problema
di Cragno, probabilmente quello che già negli anni scorsi non gli ha consentito di avere la fiducia. Non ha più margini sbagliato. Di miglioramento? Sì, ha margini di miglioramento, però probabilmente per quella che è lo standard forse dei portieri in questo calcio molto fisico, molto, molto strutturato, eccetera, è la sua struttura fisica, perché non è un gigante, diciamo, in quel ruolo lì. Quindi questo gli comporta probabilmente degli handicap che non tanto in questa categoria, ma probabilmente in Serie A. Hanno il proprio un po' peso sconsigliato. Però credo ecco, che per questa categoria sia veramente un lusso. Potrà dare a livello anche di esperienza, di tranquillità, perché è dei giusti input al suo reparto. E poi chiaramente nelle situazioni giuste, speriamo per i tifosi del Lanciano che ci certo. metta le pezze che certo. servano. Però ecco, credo che il Lanciano abbia preso un falso giovane, perché è un grande, è un prodotto ormai finito. Ormai para da 3-4 anni tranquillamente. Sì, è un prodotto finito, giocava fino a 2 anni fa in titolare nell'Under 21, quindi certo. credo che gli si possa chiedere e pretendere. Certo. Vediamo qualche messaggio da casa, vi ringraziamo. Peraltro vi dico anche, e chiedo scusa io, che insomma non abbiamo a disposizione il numero WhatsApp questa sera per qualche problemino che abbiamo da qualche giorno, che stiamo cercando di risolvere. A breve torneremo a essere disponibili anche con il numero WhatsApp, quindi SMS se volete interagire con noi. Ecco qui: sabato prossimo è determinante vincere, faremo un grande passo verso la salvezza perché le nostre concorrenti hanno tutte partite difficili e possiamo recuperare posti in classifica, scrive Franco. Poi più tardi daremo uno sguardo a tutta la giornata. Un saluto a voi tutti in occasione in trasmissione. La Virtus Lanciano si salverà, occhi chiusi. Ciao Alessio, Pasquale in Netturbino, forza Virtus Lanciano, ok. Grazie Pasquale, tanti saluti a te, tra poco ti facciamo salutare anche da Alessio. Signori, non prendiamoci in giro, questo genere di programmi con i giovani si fanno a luglio, vedi Pescara, non a gennaio. Con la prossima penalizzazione occorrono non meno di 28-29 punti. Utopia, scettico questo nostro amico da casa. Buonasera a tutti, non tutti i mali vengono per nuocere. Sabato giocando bene abbiamo perso, forse se avessimo vinto si sarebbe chiuso il mercato, mentre penso che la squadra ancora ha bisogno di rinforzi, specialmente a centrocampo. Grazie da Luigi. Allora, c'è quest'altro messaggio. Non capisco questo sontuoso funerale che state celebrando la Virtus, non so se avete capito che con i 3 punti sarà molto facile risalire. Pessimisti, Bruno, in realtà siamo stati, no. abbiamo espresso un po' i pro e i contro di quello che sta accadendo in questo momento. Come dice mister Valerio, è una grande risorsa la B per la nostra città e non solo calcisticamente, lottiamo tutti per mantenerla e chiedo ai vecchietti della squadra di spronare i giovani, in quanto se i risultati non arrivano possono facilmente demoralizzare essendo ragazzi. Bisogna dire che noi questa sera abbiamo evidenziato quelli che possono essere i pro di un rinnovamento di questo tipo e chiaramente ci sono tanti contro, ma penso che con le parole di Giuseppe Tambone, Valerio Valerio, ma anche di Giovanni Luciano, di Alessio in collegamento da Roma, stiamo un po' mettendo sul piatto quelli che possono essere le situazioni positive e negative. Certo che la classifica dice che non sarà facile salvarsi, ma dice anche che ci sono margini per poterlo fare. Ecco qui appunto la classifica, abbiamo detto zona playout che dista 3 punti, zona salvezza 4 punti. Però con tante squadre, vedasi la Salernitana che si stanno rinforzando, lo ha fatto anche la Provercelli proprio con Mammarella, il Livorno ha preso Panucci, ha ripreso Panucci dopo l'esonero di Mutti e probabilmente Spinelli ha aspettato anche troppo, quindi ci sono i margini per salvarsi, ma è anche vero che stiamo analizzando un po' su tutti i fronti la situazione. Facciamo una cosa, andiamo a conoscere i nuovi che sono a Lanciano già da qualche giorno, perché ieri erano in conferenza stampa, parliamo di King Yudo, di Federico Bonazzoli e parliamo di Mattia Vitale, i 3 nuovi che hanno parlato ieri in conferenza stampa. Nasco proprio come attaccante centrale, però posso anche fare all'esterno, è differente, mi adatto dove mi dicono. Mi aspetto di crescere, da imparare da giocatori che hanno molta esperienza, che nel nostro spogliatoio ci sono.
e di migliorare allenamento dopo allenamento, e quando mi sentirò chiamato in causa in una partita cercherò di dare il meglio. L'anno scorso ho fatto tipo 16 gol, però quest'anno ho avuto degli infortuni, degli acciacchi e è stato un po' duro. Qualche palla gol di Sapero tu l'avresti messa dentro? Non lo so, avrei provato, non si sa. Penso che sono un ragazzo come gli altri, ho la loro età, quindi non penso di essere nessuno, non è arrivato Maradona. È arrivato un ragazzo che viene da 6 mesi che non gioca, che ha voglia di giocare, ha voglia di mettersi in mostra. E mi serviva a trovare, e avevo bisogno di trovare una squadra che mi desse importanza e fiducia per cercare di sentirmi come stavo quando ero all'Inter, perché ormai era tanto che non giocavo e non stare in campo mi mancava. Quindi ho voglia di fare, mi sto già mettendo a disposizione del mister e dello staff, però ripeto, non è arrivato nessun salvatore e cerco di fare quello che ho sempre fatto. Se io vado in una squadra, gioco bene, però retrocediamo, ha un peso. Se invece gioco bene in una squadra e ci salviamo, un altro peso. Quindi anche per me salvarsi sarebbe perfetto, anche per il proseguo della mia carriera. Ad Ascoli, ok, abbiamo perso, però sotto l'aspetto del gioco li abbiamo ammazzati. Cioè, loro non hanno visto palla tutta la partita. E vabbè, però adesso ovviamente quello che conta non è giocare bene, ma è vincere le partite anche 1-0. E adesso ci proveremo, speriamo che la fortuna stavolta sia dalla nostra parte. Se è una società che crede nei giovani, quindi penso che se uno deve uscire da una primavera e andare in una società a provare a diventare un giocatore serio, deve, secondo me, lanciare una buona piazza. Allora, queste le parole di King, di Bonazzoli e di Vitale. Torno da Alessio, anche perché le voci di Radiomercato nelle ultime ore parlano di più di un interessamento, di una trattativa piuttosto avanzata per portare Manuel Milinkovic appunto in Frentania. Milinkovic che ha giocato la prima parte della stagione a Salerno, giocatore di proprietà del Genoa, è andato via da Salerno proprio nelle ultime settimane, è tornato al Genoa, potrebbe venire a Lanciano. Alessio e Giovanni Luciano, come vedete insomma l'eventuale arrivo di questo Milinkovic, e come vedete in generale questi volti nuovi che abbiamo ascoltato, ma anche lo stesso Cragno che parlerà domani, sarà presentato domani alla stampa e ai tifosi? Alessio. Allora, io li vedo bene, anche perché questi sono gli elementi a disposizione. Poi, per rispondere a Bruno, noi non stiamo celebrando un funerale. Se in studio c'è Valerio, che è una vita, che gioca con i ragazzi, chi meglio di lui lo può dire? Tambone ha fatto miracoli col Castel di Sandro, quindi chi meglio di lui lo può dire? Noi stiamo semplicemente constatando un momento difficile di rinnovamento, un dato di fatto, che però certo non ci può far dire che il Lanciano andrà a giocare la finale di Coppa dei Campioni di Champions a Milano a maggio, ma a maggio ci si aspetti che arrivino altri obiettivi, quello della salvezza, anche raggiunta per il rotto della cuffia, ma purché raggiunta. Non vorrei che Cragno creasse un problema, mi auguro di no. Ci sono 4 portieri a disposizione, c'è Casadei, c'è Aridità, c'è Cragno. Nelle gerarchie fondamentalmente Aridità e Casadei sono tutti e 2 titolari. Adesso chi sarà il 12esimo? Punto interrogativo. Poi c'è Vittorio Antonino, che è un 98, che si è comportato bene. Verrà certamente ridirottato alla primavera di Primo Maragliulo. Su King mi aspetto che insomma si possa vedere in campo e non rimanga un oggetto misterioso. Lui si è paragonato a Thiam ieri in conferenza stampa, ha detto: speriamo non faccia la fine di Iwat invece, Alessio. Ecco, perché Iwat è un altro oggetto misterioso, ma e tale è rimasto, Andrea, al di là della primavera. Andrea, e mi riferisco soprattutto a mister, certamente un ragazzo che viene a Lanciano, 18enne, che ha giocato in Olanda, quindi esperienza internazionale, non conosce bene l'italiano, deve essere mentalizzato e ambientato qui, però
convenite con me anche col fatto che se tu lo liquidi dopo due secondi e non gli dai nemmeno un'opportunità per giocare in campo, è logico che il Carpi a gennaio se lo riprende. Questo discorso per dire, speriamo che chi è arrivato possa dimostrare le proprie capacità, e siamo ben convinti che gli errori ci saranno, perché adesso il fattore di rischio da mettere in gioco, da valutare e da tenere in considerazione nell'analisi generale dei rischi della Virtus è quello che gli errori sono all'ordine del giorno, perché ci sono tante persone inesperte per la categoria, e quindi evidentemente la società avrà fatto anche questo tipo di valutazione. Ma diamogli anche l'opportunità di crescere a questi ragazzi, se ne parla un gran bene. Leone è sempre abituato a portare elementi giovani ma concreti a Lanciano, e quindi speriamo che anche questi acquisti, ivi compreso quello di Milinkovic, che arriverà, almeno da quello che leggiamo e sentiamo anche dei colleghi, e speriamo che dia manforte. Tu, Giovanni, come... Giovanni Luciano, ecco, cosa ne pensi in un minuto? Sì, in un minuto. Io sono rimasto ben impressionato da Salviato, sono curioso di vedere Bonazzoli, perché pochi minuti ad Ascoli, però se già se ne parla bene e si presenta bene. Cragno, sono stato in Sardegna la settimana scorsa, i miei amici della Sardegna mi hanno detto che è un ottimo elemento e non abbiamo dubbi. E Milinkovic, quando arriverà, King lo potrei vedere in campo, ma ripeto, sono molto ben impressionato anche da una cosa, dicevo prima Alessio, ma se un Allegri fa venire un Mattia Vitale a Lanciano, per quello che già ha dimostrato, sembra un veterano che gioca in Serie B da una vita, e vuol dire che qualcosa di positivo c'è anche nel credere che questa società e questa squadra possa giocarsela tutta fino in fondo, altrimenti non ti danno giovani del valore di Mattia Vitale. E proprio per concludere, Andrea, sì, la cosa che mi ha impressionato di più di Vitale non sono le prestazioni contro la Pro Vercelli o contro l'Ascoli, le parole di Vitale. Bravo, una parola. È pur vero che io ho commesso, te la parafraso, l'errore sul gol che ha portato al vantaggio dell'Ascoli. Quindi anche tra tutte le positività che abbiamo messo in evidenza, lui è andato e non era obbligato a farlo, anzi per l'età che ha avrebbe dovuto evitarlo. Invece ho apprezzato molto che la disamina di Vitale si soffermasse proprio sull'errore, su un suo errore che ha portato al vantaggio a Ascolano, certo. Quindi questo l'ho apprezzato molto. Il gol di Anto. Giuseppe, sì, volevi aggiungere qualcosa? No, dico che probabilmente si è preso più colpe di quelle che meritava, perché sì, è vero, era il primo a poter intervenire, se non ricordo male, nella dinamica, però poi in buona compagnia con la linea difensiva che si è appiattita e è andata verso la porta invece che contro il giocatore, l'uscita dei due centrali che sono state invertite, quindi sbagliate, quindi voglio dire, si è presa questa colpa sul gol, ma credo che poi a conti fatti poteva dare la prima spallata, ma poi ci sono stati altri compagni che avrebbero potuto prove tecniche intervenire. Da leader, non dico necessariamente nella Virtus Lanciano, magari nel suo futuro, nel interpretare parole come queste. È un giocatore che già se rientra nei giocatori che si allenano a quel livello lì, sì, con la Juve, con quel livello tecnico che ha la Juve, è già un marchio di fabbrica, sicuramente è di un livello superiore ai suoi pari età, indubbiamente, e chiaramente questa esperienza, con la possibilità di mettersi in mostra, gli servirà per testare se stesso e anche alla Juve, per testare il giocatore sul piano della personalità, sul piano tattico, dell'adattabilità, su come dovrà anche reggere mentalmente le difficoltà di questa fase, perché è questa la... Il tema di molti giovani che sono stati consegnati a Lanciano e che devono far bene per loro stessi, ma contemporaneamente anche per il Lanciano. Quindi, ed è una cosa che chiaramente nasconde dei rischi che nessuno si deve nascondere, certo, però voglio dire che va anche affrontata con una certa positività, perché
nulla è perduto. Certo, assolutamente. Chissà quanto sarà stato critico, se poi lo è stato, come dovrebbe essere, visto che è l'angolo della critica, il buon Franco Battistella, un amico di Virtus Style. Allora, ascoltiamo le sue parole, poi andiamo in pubblicità e intraprendiamo l'ultima parte di questa trasmissione. Amici miei, si chiama onestà, si chiama coraggio. Buonasera e benvenuti all'angolo della critica. Una sconfitta che brucia tanto, soprattutto perché c'è stata una bella prestazione della squadra. Con questo 3-5-2 il gioco è migliorato decisamente e siamo stati davvero soltanto molto sfortunati. Abbiamo avuto delle ottime occasioni, purtroppo i nostri attaccanti sono stati forse poco bravi o è stato bravo e reattivo il portiere avversario. Sfortunatissimo Di Matteo nell'occasione più clamorosa della partita, ma comunque questa prestazione lascia ben sperare per il futuro, perché se la squadra gioca così penso che i risultati arriveranno. Da rivedere un pochino la difesa nell'azione del gol subito, perché non si può solo far fare 50 metri a un avversario senza andargli incontro prima che questo entri nell'area di rigore. Lì bisogna affrontarlo prima, anche pur commettendo magari fallo, rischiando una ammonizione, ma impedendogli di poter tirare in porta. E devo dire la verità, è stato poco reattivo anche il portiere, perché quando un portiere vede un avversario partire da così lontano, già deve prepararsi e soprattutto quando lo vede avvicinarsi all'area di rigore, fare quei famosi 2-3 passetti avanti per ridurgli lo specchio della porta. Invece purtroppo Casadei è rimasto soltanto a guardare e mi ha lasciato molto perplesso in questa circostanza. Comunque i nuovi arrivati hanno giocato ancora una volta bene, abbiamo visto per qualche minuto anche Bonazzoli, su cui facciamo affidamento per segnare qualche gol in più di quelli che purtroppo segniamo e sono davvero pochi. Quindi, ripeto, una speranziella ce l'abbiamo perché la squadra ha giocato decisamente bene. Dobbiamo approfittare adesso del turno casalingo con il Trapani, che è una squadra che in trasferta raccoglie davvero poco e questo può essere un nuovo trampolino di lancio per arrivare alla salvezza. Ora mancano un paio di centrocampisti perché sono indispensabili per proseguire nel cammino della salvezza e speriamo che la società si stia muovendo in questo senso. Per il resto occorre solo un po' più di fortuna e, ripeto, la fiducia c'è perché la prestazione è stata davvero bella. Quindi forza Lanciano, battiamo questo Trapani e speriamo nella salvezza. E questa, amici miei, si chiama onestà, si chiama coraggio. Eccoci rientrati, ultima parte di Virtus Style, peraltro per i suoi tanti aficionados, il bomber Cappellini ha detto la sua, quindi proprio in coda alla trasmissione poco prima della sigla vi teniamo un po' sulla corda, così chiuderemo bene con le sue parole, ma sta per arrivare anche il giudice Giampiero Cancelli. Torno un attimo da Alessio Giancristoforo, perché sono partiti i lavori per lo stadio, per il settore distinti, 45, 50, 60 giorni più o meno e questi lavori saranno completati, vero? Almeno questo è l'auspicio, sarebbero già dovuti essere completati da tempo. Quindi ce lo auguriamo, ben vengano l'avvio di questi lavori, probabilmente per l'inizio di marzo, per la sfida contro il Cesena in casa si dovrebbe pensare di poter utilizzare questi distinti. Speriamo bene, questa era una prescrizione vecchia, l'adeguamento dello stadio. Io mi auguro che venga fatto subito e che il distinto vi venga sempre riempito, perché probabilmente quando saranno pronti ci sarà ancora più bisogno di gente a sostenere la Virtus. Speriamo che appunto non ci siano intoppi. Senti, giusto? Eri in debito di un saluto verso Pasquale Netturbino che prima ci ha scritto. Prima ci ha salutato, noi lo aspettiamo, poi io lo vorrei anche in trasmissione qualche volta. Adesso più restio alle telecamere ultimamente, ma è sempre
una persona di cuore, che insomma, un abbraccio grande a Pasquale. Certo. Non ci vogliono tanti giri di parole. Valerio pure sogghigna. No, io lo vedo spesso perché adesso lui fa il custode in un impianto sportivo a Lanciano, quindi io spesso Pasquale lo vedo e lo saluto anch'io, vorrei averlo in trasmissione, potrebbe essere... Allora Alessio è tutto pronto, la prossima volta che torna Valerio ci sarà anche... Ma Pasquale è così, il quadro sarà pronto. Sì, lo salutiamo, perché no? Assolutamente sì. Vediamo, a proposito di messaggi, vediamo cosa ci hanno scritto ancora da casa prima di andare ad ascoltare il giudice Cancelli, ma con ulteriori due o tre punti di penalizzazione, speriamo di no. Con una società in grosse difficoltà, il futuro è nero, Cragno sono oltre 10 mesi che non gioca. È vero, però è vero anche che è un ottimo portiere. Vitale, la sua principale caratteristica è la discontinuità. Comunque non si allenava con la prima squadra, Gino. No, era nel giro della prima squadra. Magari non giocava con la prima squadra, però certamente si allenava con i campioni. Lo ha confermato anche lui in conferenza stampa. Vorrei sapere a che ora stasera c'è la replica della puntata. Grazie. All'1:10. Se hai voglia di tirare lungo questa notte, beato te. All'1:10 puoi vedere la replica della trasmissione, se no ti consigliamo anche la piattaforma YouTube o il nostro sito, dove la trasmissione sarà diciamo così pubblica un'ora dopo la sua conclusione. Il giudice Giampiero Cancelli già si sta gasando, è il momento di ascoltare le sue parole. In nome del popolo frentano dichiaro aperta l'udienza. Certo, la gara di Ascoli doveva essere una gara dalla vittoria facile, però purtroppo così non è stato. Oggi a processo nei tre punti purtroppo ci sono molte cose da sottolineare. Il primo punto, semplicemente la mancanza dell'incisività sotto porta, che oramai comincia a essere una cosa che fa parte del DNA di questa squadra. Metti anche l'occasione di Matteo, poi linea, gol, non gol. A mio modo di vedere, forse se ci fosse stato l'occhio di fuoco, forse quel gol doveva essere dato. Però, insomma, non ci perdiamo d'animo, la risposta del pubblico c'è stata e io ci continuo a credere. Speriamo che ci credete anche voi in campo. Il secondo punto, purtroppo, riguarda un po' un giocatore in particolare, e un po' i cambi. Per esempio il cambio fatto su Ferrari doveva essere, a mio modo di vedere, sostituito molto prima, o forse non schierato titolare in campo, visto che era anche reduce da un infortunio. Poi il terzo punto, qualcosa da dire anche sul modulo tattico. Si è partiti con un bel 3-5-2, poi sul finire della gara si è passati al 4-3-3 negli ultimi 16 metri. Purtroppo ci vuole un po' più di elasticità tattica e mentale, caro mister. Insomma, speriamo di avere un modulo tattico ben definito e non ci fossilizziamo sulle altre cose. Per il resto diamo uno sguardo al Travani, continuiamo a credere in questa squadra e speriamo che la prossima in casa possa darci più sorriso, ma ricordiamoci che bisogna vincere anche fuori casa. Così è deciso, l'udienza è tolta. Saluto, un abbraccio a Giampiero Cancelli. Parlava dunque della prossima partita con il Trapani. Mister, che gara aspetta la Virtus Lanciano? Peraltro l'ultimissima, si è ulteriormente infortunato l'attaccante Torregrossa, una distrazione muscolare, difficile ci possa essere anche Ceramitano, anche lui è reduce da una distrazione muscolare, soprattutto questo Trapani che viene da due sconfitte
consecutive nel girone di ritorno, l'ultima in casa contro il Latina, aveva già perso all'ultimo minuto al Liberati di Terni. Insomma, non se la sta passando bene in questo momento Serse Cosmi. Sai, queste partite sono adesso determinanti, perché ci vorrebbe da subito una vittoria, anche per dare quel morale, quel quid in più a questi ragazzi, a questi giocatori, a questa squadra, che possa essere un volano per continuare a lottare, a non mollare, anche perché abbiamo detto la classifica è corta, cortissima, basta una vittoria e ci si ripropone nella zona play-out, e la zona salvezza, diciamo, al momento a 25, se non erro, giusto? A 26. Sì, sì, sì. E lì basterebbero un paio di risultati utili che ti fanno inanellare un filotto che ti tiene a galla. E ti dà fiducia per affrontare anche le prossime partite, che comunque, come abbiamo detto prima, a me sembra un campionato molto più livellato dello scorso anno e livellato in basso. Ci sono quelle tre squadre forse che sono superiori alla media, in questo caso adesso diciamo è un po' staccato il Bari, ma comunque ha un organico di prim'ordine. Il Novara, che è partito con l'handicap, che però anche loro hanno un roster importante. Il Brescia, che è stata allestita così. Non senza squilli di tromba. Bravo, ecco, è stata ripescata, e quindi magari con un tecnico. Di grande talento. Sì, sì, ma anche con un tecnico che lavora molto sul campo, è riuscita a mettere su una squadra competitiva ed equilibrata. Quindi io aspetto il Lanciano che farà una prova di grande livello, come ha fatto già Ascoli. E come diceva anche Vitale, è giusto giocare bene, benissimo, non hanno fatto mai vedere la palla all'Ascoli, però è importante anche il risultato che può essere ben propositivo per il prosequio del campionato. Vediamo la classifica un'ultima volta, Gianni, forse ecco, non so se c'è il passaggio della pubblicità, però ricordiamo che le ultime tre retrocedono, quart'ultima e quint'ultima fanno il play-out con il ritorno in casa della quint'ultima, a meno che non ci siano più di 4 punti di distanza tra la quart'ultima e la quint'ultima, e allora la quart'ultima retrocede senza la disputa del play-out. In questo momento le distanze sono estremamente compatte, in questo momento ci sarebbe il play-out tra Livorno e Provercelli, e sempre in questo momento retrocederebbero Salernitana, Virtus Lanciano e Como. Un altro aspetto da sottolineare, scontro diretto pari tra Provercelli e Virtus Lanciano, l'andata 2-1 Provercelli, al ritorno 1-0 Lanciano, poi conterebbe a parità di punti la differenza reti complessiva, mentre con l'Ascoli la parziale consolazione è che la Virtus ha tenuto dalla sua parte lo scontro diretto, aspetti questi che serviranno solo in caso di arrivo a pari punti. Diciamo per completezza, Giuseppe Tambone, Lanciano Trapani, quanto è importante, che avversario affronterà la Virtus? Allora, un avversario che probabilmente rispecchia ciò che lo stesso allenatore, in uno sfogo, mi è sembrato di capire, diceva, che un Trapani che ha fatto tanto e bene, molto più forse delle aspettative e delle potenzialità. Quindi una squadra sicuramente alla portata, una squadra che dovrà essere aggredita da subito, perché è una squadra dai ritmi molto bassi, quindi se la lasci giocare magari ecco, ti crea difficoltà poi a ritrovarla. Ha problemi in avanti non solo dal punto di vista dell'assenza di Torregrossa, ma perché credo che faccia un po' fatica a trovare
la via della porta. Sono bravi a sfruttare le palle inattive con Scognamiglio, giocatore difensore col vizio del gol, e poi hanno coronato in mezzo che questo brasiliano che è un po' il fulcro del gioco, perlomeno il giocatore di maggiore fantasia. Sì, un giocatore che però, voglio dire, con le moderne tattiche di ingabbiamento credo che possa essere comunque tenuto a bada, perché non inserito in una squadra dalle diciamo virtù eccelse. Un pensiero potrebbe essere però al percorso del Lanciano. Se non ricordo male, il Lanciano a metà del girone diciamo discretamente alla portata, che è quello fatto della seconda colonna con squadre della seconda colonna della classifica, e poi ha invece la seconda parte dove va a affrontare diciamo quelle della parte sinistra. Della parte sinistra. Un vantaggio in questa situazione, ammesso che riesca a sviluppare tanti punti il più possibile nella prima parte, è quello che magari, per come si è messo il campionato, potrebbe trovare qualcuna di queste presunte grandi della Serie B Può afflosciare, perché lì davanti stanno correndo come i treni. Credo che magari Perugia, Virtus Entella, queste squadre fra un po' le prime 4-5 potrebbero staccare, quindi, o anche le prime 3. Sì, diciamo, c'è un cuscinetto che si verrebbe a creare, no? Di quelli che magari rincorrono qualche posticino playoff, però neppure con eccessiva convinzione. E detto questo, però, il fattore campo casalingo è fondamentale, certo. perché lì non dico che bisogna ipotizzare in un rollino di marcia il punteggio pieno, ma quasi, come diceva Alessio, qualcosina fuori casa bisogna andare a pizzicare. Giovanni Luciano, le aspettative di questo Virtus Lanciano Trapani? Scusa, ho perso un attimo l'audio. Sul Trapani io penso... Guardavo la classifica anche dalla parte sinistra, per quello che ho visto nel girone d'andata, io non le vedo come dire, non alla portata, tranne forse il Cagliari, e devo dire anche il Pescara, non le vedo che non sono alla portata di poter fare partite alla pari. Quindi il Trapani, come molte altre partite, sono scontri diretti. Spero di vedere una bella partita e soprattutto una partita con uno spirito sereno per andare a conquistare i punti che si possono conquistare. Poi c'è una cosa che mi ricollego alla cosa di prima e vi saluto, che è la seguente. Sì, i distinti, quant'altro, la costruzione, lo stadio, c'è troppa poca gente allo stadio per quello che meriterebbe una società in Serie B. Ancora di più oggi dovremmo essere un po' o meno larghi sugli spalti, ci vorrebbe veramente una... Non ci si deve vedere in piazza Plebiscito solo nelle grandi occasioni, come quando ci fu la partita appunto a Trapani per passare in B. Ci si ricorda troppo poco del Lanciano. Si è quasi assuefatti, no, a questa Serie B, sembra quasi scontata. Sì, sembra scontata, non è. Invece proprio adesso serve che la gente riempia gli spalti delle tribune e dei distinti, altrimenti sarebbero soldi buttati, lo voglio dire chiaramente. Certo. Alessio, l'ultimo pensiero a te, il padrone di casa, un ultimo minuto prima di andare ad ascoltare il bomber Cappellini. Ma io, Andrea, che dire, è vero, anche Guglielmo lo aveva detto in quella conferenza stampa, insomma, ruvida, dice, ma di che cosa stiamo parlando? Ma avete visto le presenze contro il Cagliari in notturna? Adesso è vero, si deve fare un discorso secondo me più generale e più generalizzato. Si gioca per mantenere una categoria, si gioca con mille difficoltà, con mille problemi, però è pur vero che bisogna dare un contributo a questa squadra. Le critiche, un segnale che la città vuole la Serie B. Sì. E si vuole stringere intorno alla squadra, esatto, per tenerla. Guarda, io certe volte sottoscrivo anche le parole che dicono a mezza bocca i Maio. Fare del calcio alle latitudini del Lanciano è difficile, perché in 8 anni è pur vero che forse loro hanno voluto anche tenere il timone saldamente in mano, ma non credo che ci siano così tanti altri soggetti interessati ad entrare in società, ad investire nel calcio.
è molto difficile. Questa scelta di ringiovanire io l'avrei fatta prima, ma insomma, se si dovesse, per scongiurare situazioni peggiori, va bene così. Facendo due conti della serva, credo che il Lanciano si sia sgravato di 600.000 euro di ingaggi annui tra questi che se ne sono andati, quindi una bella mano, ma sono conti miei. E che dire, io concludo da Roma, qui si sta bene, si fa anche abbastanza caldo. Un grosso abbraccio a te, Giovanni Rilli. Non stiamo alle Seychelles, siamo a Roma, però si sta bene dal punto di vista climatico, è sempre piacevole Roma. Abbraccio a te, un grande abbraccio a Marcello, un super abbraccio a Giuseppe e al mister, a Gianni D'Areo, a tutti voi da casa, e la tutti classe... allo stadio sabato, tutti allo stadio. Quando grazie ancora di più allo stadio, ciao a tutti. Grazie, grazie a Giovanni Luciano D'Alessio e Gian Cristoforo, che ritroverete mercoledì prossimo, ma già sabato con diretta stadio. Cosa aspettarci delle parole del bomber Cappellini? Sarà in grande spolvero? Ah, spero di sì, perché lui, che se ne dica, è un grandissimo intenditore di calcio. E lo racconta la sua maniera. No, è colorito, è diciamo, è un cabarettista in questo. Va bene, va bene. Grazie a Valerio Valerio, grazie a Giuseppe Tambone. Appuntamento sabato alle ore 15 allo stadio Guido Biondi per Virtus Lanciano Trapani. E domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione della partita da parte del tecnico d'Aversa, ma anche la presentazione ad tout court del nuovo portiere Alessio Cragno. Il mercato invece finirà alle ore 23 di lunedì prossimo. Grazie a Marcello Ruggero, a Gianni D'Areo, grazie a voi che ci avete seguito, ma ci lasciamo bene con le parole del grande bomber Cappellini. Un saluto agli amici di Virtus Time. E che se ne dite, Pelé, Cristiano Ronaldo, che se ne dite con l'Angiano, ma insomma, non fanno confusione, che quelli che hanno preso per me sono superiori, giovani pure. Ma questa è una materia, l'ho detto, è una materia difficile, che possono parlare tutti qua, sono tutti, c'è tutti i capitani da Sinoni, che parla, ma dimano la società, e che devono arrivare ancora qualcun altro, che non arriva Porcelli, che non arriva pure il cazzo centrocampista, la squadra è forte, questa è una squadra più forte di quella. Oh, là si fa 3-4 pallone, se andare a fare un confronto diretto a casa sua, purtroppo, ha preso il Porcelli, è rientrato al volo contro l'Angiano, due mesi in infortunio, ha preso 3 palle con i piedi, le scarogne, boh, so, c'è i gufai, la notte nei gufi, il Porcelli ha fatto la differenza, ha fatto vincere la partita all'ascolto, lo dico io, che se va in vantaggio il Lanciano, dove va l'ascolto, se va in vantaggio può prendere pure 2-3 gol l'ascolto, come si butta avanti in contropiede Lanciano può fare pure 2-3 gol, purtroppo quando non sblocchi questo sono convinto che si può salvare la squadra, perché ci sta di una decina di squadre che non sono alla vera di Lanciano, una squadra che gioca bene e perde, ma non so che devo dire più, se il calcio è così, speriamo che sta ruota si gira, ma è una cosa incredibile, quella è una partita, primo tempo 8 calcio d'angolo a 0, guarda che fa 8 calcio d'angolo a 0 e Ascoli gioca, cioè secondo te ha giocato male, la squadra in casa non fa un calcio d'angolo, quello 8-0, sa giocare Ascoli, entra in casa, la Giada che sta a fare? 8 calcio angolo a 0, l'anno scorso qualche gol di testa lo facevi, l'Ascoli ha fatto mezzo tiro alla porta, anche pure un po' che hanno fatto scappare quello là, ma vai avanti, fai il fallo, a munire ti può anche espellere, perché lui stava in corso, ma vai avanti, porta la terra, vai addosso, va o viene, o ti caccia, non lo so, ma... No, fanno i pressionisti, nella mattina si rimezzano il campo, ma anche questo, e la scappata da centrocampo. Purtroppo quando fai 3-5-2, ma si asinoni che vanno in giro, non sanno neanche che significa 3-5-2. Ma noi lo voglio imparare, perché se no mi devono pagare, che imparo. Quando stai a 3 dietro, se ti scappa uno, non quasi matematico gol, ma quasi, che lui viene in velocità, c'ha solo il libro che deve uscire, che i due sono esterni, che fa? Solo il libro.
se è libero in velocità, come gli va sotto, si allarga la palla e va dentro la porta. E mica ci dobbiamo andare all'università. Uno la toglie da casa lei che sta giocando pure bene, però ci volesse un portiere un po' più reattivo, là più esperto, più casino la difesa, cioè più a comandare, non come stanno là dietro a fare che. Il portiere è il 12° giocatore che richiama la difesa, tante cose. Vedi che ti fanno i portieri forti? Te lo salva la partita. E so pure dire, anche culosi, ti hai preso col piede, ma tu tre volte, pure culo. Il portiere 2 mesi che non rientra. Non cominciano, se ne andate di Robaggio, Del Piero e compagnia bella, sono facciamo i soloni che qua sono solo criticoni, che capiscono, perché quelli che hanno preso sono asini, chi si è avviato è asino. Vitale è asino. Che ti mette Vitale con di cecchi e quelli, ma non vedi che c'è un'altra geometria di calcio? Ma che c'avete? Proprio le patane agli occhi, ma che? Ma non vedi che quello è un'altra geometria? Quello c'ha 18 anni, è un neonato, ma l'hai visto che gioco gioca? Là c'è in mezzo ci vuole qualcuno che gli dà pure una mano però, al ragazzo. Questo qualche altro centrocampista un po' spessore là in mezzo, solo lui. Angiari ci va a girare tutto male, non lo so, però la squadra è viva. Si può salvare.